impianti più moderni dove faceva la carta tissue. Questa configurazione è andata avanti fino al 2000 circa, ad una SCA che ha foreste in Scandinavia e aveva interesse nel consumo della cellulosa. Hanno tenuto questo impianto 4 anni, rilevata. La nostra visione era quella di fare una macchina per il cartone ondulato, quindi carta riciclata per ondulato, e quindi Progen sta investendo qui circa 200 milioni per riqualificare da prima l'impianto di depurazione. C'è un bellissimo rapporto, non abbiamo problemi neanche con le organizzazioni sindacali, c'è un buon rapporto, si va bene. Ecco, questa è la sala controllo da cui c'è tutto in maniera molto tecnologicamente avanzata. L'impianto sono 200 metri, ecco perché vedete il caso di cassette poste sottovuoto, le fibre di carta si intrappolano, si appoggiano sulla tela, cominciano a formare questo foglio che viene asciugato, drenato. Anche questo è
qui il gruppo Progest ha investito e continua a investire molto, quindi crede al nostro territorio, è un impianto efficiente che dà molti posti di lavoro, è una proprietà che effettivamente ha costruito con il territorio, con la comunità, un rapporto molto positivo e virtuoso. Siamo felici quindi di essere qui col Presidente a portare anche la posizione, la vicinanza alla provincia, a chi investe e crede, cercando di portare sviluppo e innovazione sulla nostra provincia. La cartiera di Villa Lagarina ha un valore fondamentale soprattutto a livello di occupazione lavorativa, occupa infatti oltre 100 dipendenti, più bisogna considerare anche tutto l'indotto, quindi ha un valore fondamentale in termini di caduta, di ricchezza per la nostra comunità e lo è sempre stato da molti anni, infatti varie generazioni di Villa Lagarina hanno prestato la propria attività lavorativa all'interno di questo stabilimento e quindi insomma speriamo che continui con questa ottima produzione. Sì, siamo davvero onorati e orgogliosi di avere in visita il Presidente Fugatti, l'Assessore Spinelli e la Sindaca e la Giunta del Comune di Villa Lagarina, Sindaca Giordani. Ci fa molto piacere perché su questo impianto, è il nostro impianto ammiraglio, su cui abbiamo investito molto negli ultimi anni per portare questa cartiera a essere un punto di riferimento in Italia per la tecnologia, per l'ambiente, che peraltro in questo territorio è molto sentito, per noi anche molto importante, quali riciclatori di carta lo abbiamo diciamo nel DNA. È un impianto sicuro che occupa 150 persone da molti anni su questo territorio e che diciamo vive con un rapporto territorio-cartiera molto sentito e su cui la cartiera cerca di fare la propria parte per coltivarlo e per vivere bene nella comunità, così come facciamo da molti anni e puntiamo a farlo ancora per il futuro, offrendo anche prodotti tecnologici riciclati, materiale sostenibile con tecnologie che veramente tutta l'industria cartaria guarda Villa Lagarina come un punto di riferimento per le nuove tecnologie, soprattutto in termini di carte leggere ad alte resistenze.